Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Io sono Fox, oggi andiamo a parlare di monopattini elettrici. Perché? Perché è ufficiale l'articolo sulla liberatoria dei monopattini elettrici. Cioè i monopattini elettrici da questo momento devono essere paragonati in tutto e per tutto alle bici elettriche. Perciò non hanno più quei problemi che stavano appunto colpendo i possessori in tutta Italia, cioè li fermavano, facevano multe, facevano verbali. Se non ricordo male, un ragazzo Bologna o Bari ha avuto circa 3.000 euro di contravvenzione, di multa, perché appunto viaggiava col monopattino. Ora lasciamo passare un'altra settimana e ragazzi, tutto bene e ciò che finisce bene. È tutto ufficiale, perciò non dobbiamo più avere paura di circolare con i nostri monopattini elettrici. La prima vittoria della micromobilità elettrica è questa. Vi faccio un riassunto delle caratteristiche principali che deve avere un monopattino elettrico per poter circolare in Italia. Innanzitutto deve avere massima potenza 500 watt, perciò il motore deve essere massimo 500 watt da scheda tecnica del costruttore. Deve avere una velocità massima di 25 km orari, però è normale che un 90% dei monopattini in commercio ha una velocità massima più alta. Cosa viene in nostro soccorso? Le applicazioni, l'app, perché tutti i monopattini o quasi hanno un'app che può permetterti di controllare le impostazioni del monopattino elettrico, calcolando che un monopattino elettrico da 500 watt può anche andare ad oltre 40-45 km orari. Che cosa dobbiamo fare per non appunto farci fermare e farci fare la multa o ancora di più sequestrare il mezzo? Dobbiamo programmare dall'applicazione una velocità di 25 km orari. Noi, nonostante abbiamo un motore più potente, siamo sempre limitati e possiamo camminare senza nessun problema. Poi ovviamente devi indossare il casco, le varie protezioni sul corpo. Il monopattino deve avere luce frontale bianca, luce dietro rossa. Ancora meglio se quando freni si accende tipo come posizione freno o delle normali vetture o scooter. In più dovrebbe avere anche i canali infrangenti, cioè deve avere delle plastiche che se colpite dai fari delle auto si illuminano, ecco, così da poterti vedere anche in notturna se capita che le tue luci elettriche non funzionano. Con quello potresti andare. Poi non mi viene altro in mente. Abbiamo detto la potenza, le luci, la velocità l'abbiamo anche detta. La batteria non è un dato che interessa né sulle bici e neanche nei monopattini. La batteria, ragazzi, alla fine è il cuore del mezzo elettrico. Quella, volendo, la puoi anche modificare, ne ho parlato nei miei scorsi video. Se non hai visto, vai, scegli quale ti piace e guardalo, perché sono molto interessanti. La batteria puoi modificarla per fare cosa? O per potenziare il tuo mezzo o per avere più autonomia. Però modificando l'autonomia, cioè aumentando la sua capacità, non modifichi la potenza. Perciò non vai a intaccare i dati tecnici del produttore. Detto questo, se tu hai un pacco batterie che ha 7 ampere ora a 36 volt, puoi andare a sostituirlo, spazio permettendo, con uno più grosso, per esempio 10 ampere ora, sempre a 36 volt.
cioè hai avuto un incremento, hai più ampere ora disponibili, tutto questo si traduce in capacità, capacità chilometri percorsi, perciò hai un'autonomia molto più lunga. Niente ragazzi, se vuoi avere più informazioni sui monopattini, le modifiche da fare, cosa puoi fare, vari video, ti invito a registrarti sul canale, seguimi, un mi piace, un commento, ciao e al prossimo video.